All'ultimo veglione della scala, in mezzo a quel turbine d'allegria frenetica, avevo incontrato una donna mascherata della quale non avevo visto il viso, di cui non conoscevo il nome, che non avrei forse riveduta mai più e che mi fece battere il cuore quando i suoi sguardi si incontrarono nei miei e mi fece passare una notte insonne col suo sorriso sempre dinanzi agli occhi e negli orecchi, il fruscio del raso del suo dominò. Ella appoggiavasi al braccio di un bel giovanotto, era circondata dagli eleganti del circolo, adulata, corteggiata, portata in trionfo. Era svelta, elegante, un po' magrolina, aveva due graziose fossette agli omeri, le braccia delicate, il mento roseo, gli occhi neri e lucenti, il collo eburneo, un po' troppo lungo ed esile, ombreggiato da vaghe sfumature, laddove folleggiavano certi ricciolini ribelli. Il suo sorriso era affascinante. Vestiva tutta di bianco, con una gala di nastro color di rosa al cappuccio, e faceva strisciare sul tappeto il lembo della veste, come una regina avrebbe fatto col suo manto. Tutto ciò, insieme a quel pezzettino di raso nero che le celava il viso, ricamato da tutti i punti interrogativi della curiosità, dove brillavano i suoi occhi e dietro al quale l'immaginazione avrebbe potuto vedere tutte le bellezze della donna e porla su tutti i gradini della scala sociale. Ella imponeva l'ingenuità, la grazia, il pudore di una fanciulla da collegio in mezzo ad un crocchio di uomini, fra i quali una signora per bene non sarebbe si avventurata neppure in maschera. Era seduta con le spalle rivolte alla sala, accanto al suo giovanotto, e gli parlava come parlano le donne innamorate, divorandolo con gli occhi e facendogli indovinare i vaghi rossori che scorrevano sotto la sua maschera e i suoi sorrisi affascinanti. Gli posava la mano sulla spalla e l'accarezzava col ventaglio. Sembrava che si facesse promettere qualche cosa con una insistenza affettuosa e carezzevole. Io avrei dato qualunque cosa per essere al posto di quel giovanotto, il quale sembrava mediocremente lusingato di quella preferenza. Avrei voluto indovinare tutto ciò che non potevo udire, tutto ciò che si agitava nel cuore di lei. Avrei voluto penetrare attraverso la seta di quella maschera, l'incognito di quel viso, di quella persona e di quel modesto romanzetto sbocciato al gas della scala. Aveva mille attrattive per un osservatore. La mia simpatia o la mia curiosità avrà dovuto penetrarla come corrente elettrica, perché si volse a guardarmi due o tre volte con quei suoi occhioni neri. Poi si alzò, prese il braccio del suo compagno e si allontanò. Sembrommi che all'allegria di quella festa fosse succeduta un'inesplicabile musoneria, che mi mancasse qualche cosa. La cercavo con un'avida speranza di rivederla, quasi cotesta sconosciuta fosse di già qualche cosa per me. Sul tardi ci trovammo di nuovo faccia a faccia accanto alla porta, mentre ella usciva dalla sala ed io vi rientravo. Rimanemmo immobili, guardandoci fissamente a lungo, come due che si conoscono, quasi anch'io, dopo averla guardata tre o quattro volte durante la sera, fossi diventato qualche cosa per lei. Il cuore mi batteva e sentivo che doveva battere anche a lei. Sembravami che entrambi bevessimo qualche cosa l'uno negli occhi dell'altra. Assaporavo il suo sorriso assai prima che le sue labbra si schiudessero. Ella mi sorrise, infatti,
un getto di buon umore e di simpatia che diceva: «So che ti piaccio e anche tu mi piaci». La parola più affettuosa, la lingua più dolce del mondo, non avrebbero potuto riprodurre l'eloquenza di quel sorriso. Il pensatore più eminente o l'uomo di mondo più sperimentato non avrebbe potuto analizzare quel sentimento che irrompeva improvviso in un'occhiata fra due persone che si incontravano in mezzo alla folla come due viaggiatori che partono per opposte direzioni, si incontrano in una stazione, l'una accanto ad un uomo che amava forse ancora, l'altro che aveva visto il braccio di lei sull'omero di quell'uomo. Due o tre volte ella si rivolse a guardarmi con lo stesso sorriso ed io la seguì senza sapere io stesso dietro a quale lusinga corressi. La folla me la fece perdere di vista, la cercai inutilmente nel ridotto, per i corridoi, nel caffè, in platea, da canetta, in quei palchi che potei passare in rassegna, dappertutto. Avevo la febbre di uno strano desiderio, divoravo con gli occhi tutti i dominò bianchi, tutte le vesti che avessero ondulazioni graziose. A un tratto me la vidi improvvisamente dinanzi, o piuttosto incontrai il suo sguardo che mi cercava. Io dava il braccio ad una donna che rivedevo quella sera dopo lungo tempo. Nello sguardo dell'incognita c'era una muta interrogazione. Ella mi sorrise di nuovo. Non potei far altro che mandarle un saluto mentre mi passava accanto. Ella si voltò vivamente, mi lanciò a bruciapelo uno sguardo ed un sorriso e ripeté: «Addio». Non dimenticherò mai più quella voce e quell'accento. Per due o tre giorni cercai ansiosamente quell'amante che non conoscevo e sentivo che il rivederla mi avrebbe tolto qualche cosa di lei. La rividi in galleria, la riconobbi a quello sguardo e a quel sorriso che mi dicevano: «Son io, mi ravvisi?» Mi sentivo spinto fatalmente verso di lei. E 20 volte fui sul punto di prenderle la mano, al cospetto delle persone che l'accompagnavano. In piazza della Scala si rivolse due o tre volte per vedere se la seguissi. Le vaghe incertezze, le gioie tumultuose, i febbrili desideri dell'amore a 20 anni mi inondarono il cuore in una volta. L'ondeggiare della sua veste sembrava mi avesse qualche cosa di carezzevole, il suo paltoncino bianco e il fazzoletto che per freddo si teneva sul viso avevano irradiazioni luminose. Io non saprei ridire l'emozione che provai al pensiero di poterle dare il braccio o di poter toccare un lembo di quel fazzoletto. Ad un tratto ella attraversò la via insieme alla sua compagna e seguita dalla sua scorta di parenti, camminando sulla punta dei piedi e rialzando il lembo del suo vestito, venne a mettersi al mio fianco. Mi guardò in viso come se aspettasse qualcosa da me. Io sentii un dolore acuto e volsi le spalle. La rividi ancora parecchie volte e gli occhi di lei mi domandavano: «Cos'hai?» Io non osavo dirle: «Non mi piaci più». Ella si stancò di sollecitare i miei sguardi e quando mi incontrò volse altrove il capo. Una sera, sotto il portico della Scala, sentì afferrarmi la mano da una mano tremante che vi lasciò un bigliettino microscopico. Mi rivolsi vivamente. Non vidi che visi sconosciuti e un po' più lungi la mia incognita che si allontanava senza guardarmi. Sebbene fosse passata così lontano, sebbene da qualche tempo distogliesse da me lo sguardo con indifferenza,
Tutte le volte che mi incontrava, il mio pensiero corse a lei senza esitare un momento. Nello stesso tempo che per una strana contraddizione tacciavo di follia il mio presentimento. Una sola parola riempiva tutto il biglietto. Seguitemi. Chi, dove, perché? Coteste interrogazioni diedero colori di fuoco a quella semplice parola. Il mistero che vi era racchiuso si rannodava, con logica irresistibile, a quella incognita e le ridava tutta quella vaga e indefinibile attrattiva che il vedermela al fianco, sotto il fanale a gas, aveva fatto svanire in un lampo. Il dubbio d'ingannarmi mi mise addosso mille impazienze. Ella non sembrava nemmeno accorgersi di me, e io la seguì. Quando la porta della sua casa mi si chiuse in faccia, rimasi in mezzo alla strada, senza avere la forza di andarmene, coi piedi nella neve. Tutte le finestre della via che mi guardavano e i questurini che venivano a passarmi vicino. Dalle 11 alle 2 del mattino io non ebbi un momento di esitazione o di stanchezza. Non dubitai un istante. Udii aprire pian piano la porta e vidi nell'ombra dell'arcata una forma bianca. Ella tremava come una foglia quando le toccai la mano. Sembrava che avesse la febbre e mi disse con voce strozzata dalla commozione: «Che avete? Che vi ho fatto? Ditemelo, come se ci conoscessimo da 10 anni». Certe situazioni, certe parole, certe inflessioni di voce hanno significazioni evidenti, irresistibili. La giovinetta che avevo incontrata al veglione, in mezzo ad uomini che portavano in trionfo Cora Pearl, e la quale mi gettava le braccia al collo nel buio di una scala, dava la più luminosa prova di candore con l'espansione della sua simpatia. Sentimento strano che non sapevo spiegare e di cui non osavo chiederle ragione. Nella sua fiducia c'era tanta innocenza che avrei voluto rubarle gli orecchini per insegnarle a diffidare degli uomini. Sentivo fra le mie le sue povere mani tremanti e le sue parole sommesse sembrava che mi sfiorassero il viso come un bacio. Certi sentimenti inesplicabili hanno un fondamento essenzialmente materiale. Tutto l'incanto di quell'ora di paradiso stava nel buio di quella scala. Sembravami che le larve dell'ideale avessero preso corpo e mi stringessero le mani. «Io ti son piaciuta senza che tu mi avessi vista in viso», ella mi disse. «Ecco perché ti amo», e non mi domandò nemmeno come mi chiamassi. Non la vidi più. Sentì che mi sarei trovato umile e basso dinanzi alla fiducia e all'entusiasmo di quell'amore che non dividevo più. E sentivo del pari di aver perduto irremissibilmente un tesoro. In novembre ricevetti una lettera listata di nero. Era lo stesso carattere che aveva scritto «Seguitemi». Le mani mi tremavano prima di aprirla. «Se volete ripetere l'addio che deste ad una mascherina all'ultimo veglione della scala, recatevi al cimitero fra una settimana e cercate della croce sulla quale sarà scritto X». Quella lettera, per un caso che farebbe credere alla fatalità, s'era smarrita alla posta e mi pervenne con qualche giorno di ritardo. Io volai a quella casa che non avevo più riveduta, scorgendo le persiane chiuse
Il cuore mi si strinse dolorosamente. Corsi al cimitero, senza osare di credere al presagio funesto di quella lettera. Al primo viale che infilai, quasi il destino si fosse incaricato di guidare i miei passi alla prima terra smossa di fresco. Su di una croce di ferro lessi quel segno che ella aveva desiderato sulla tomba, triste geroglifico del suo amore. E lì, coi ginocchi nella polvere, mi parve di guardare in un immenso buio, tutto riempito dalla figura della mia incognita, dal suo sorriso, dal suono della sua voce, delle parole che mi ha dette, dai luoghi dove l'avevo vista, sentì un gran freddo.